Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla pagina sindacale. Vi riferiamo in particolar modo delle problematiche che emergono in merito alla verifica dell'accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e l'ENI il 4 novembre del 2014 ed il successivo sviluppo del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre dello stesso anno al Ministero dello Sviluppo Economico e quanto riferiscono la FILCTEM CGL, la FEM CACISL e la Wiltec Will. Emergono problematiche in merito alla verifica dell'accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e l'ENI il 4 novembre del 2014 ed il successivo sviluppo del protocollo d'intesa siglato il 6 novembre dello stesso anno al Ministero dello Sviluppo Economico. Incongruenze operative e gestionali sulla modalità del completamento del progetto complessivo nel territorio e quanto riferiscono la FILCTEM CGL, la FEM CACISL e Wiltec Will. Per le sigle sindacali è necessario effettuare nell'immediato un confronto serrato in merito all'esplorazione e la perforazione. Pur non mettendo in discussione la validità del progetto, da una verifica effettuata emerge ad oggi solo un forte impegno nell'ingegnerizzazione e progettazione, ma non è chiara la dinamica dell'avvio fattivo dei lavori per la realizzazione dei progetti presentati, le autorizzazioni annesse e qual è l'organizzazione del lavoro inteso come assetti organizzativi della società Enimed. Di recente le segreterie generali territoriali avevano denunciato un comportamento unilaterale della raffineria Eni nel portare avanti il processo riorganizzativo della fabbrica, facendo emergere tutta una serie di anomalie in merito agli assetti organizzativi degli impianti che, dicono le sigle sindacali, sono eccessivamente ridotti come organico. Si manifestano dubbi sulla realizzazione della raffineria Green, non come costruzione, ma come tempi di realizzazione e messa in marcia rispetto al cronoprogramma presentato. Sindia, alla fronte dei processi di bonifica in corso e le attività in via di definizione, rimarcano i sindacati, dovrà affrontare nell'immediato la questione dell'organizzazione del lavoro a fronte di una struttura che dovrà gestire problematiche e aspetti di sicurezza ambientale. Le società dell'ENI, attraversate da problematiche di diversa natura, si devono attivare per un confronto tra le parti e nel contempo devono desistere dall'intraprendere azioni unilaterali. FILCTEM CGL, FEM CACISL e Wiltec Will sono propense a mettere in atto un pacchetto di ore di sciopero se non arriveranno soluzioni immediate. L'associazione Io Non Mollo, presieduta da Gaetano Bassanisi, nata allo scopo di salvaguardare gli interessi dei cittadini diversamente abili, ha depositato in questi giorni, tramite il proprio legale di fiducia, Livio Aliotta, due esposti indirizzati alla Procura della Repubblica di Gela e alla Procura presso la Corte dei Conti di Palermo. L'associazione Io Non Mollo intende denunciare le gravi carenze e gli inspiegabili sprechi connessi al servizio di trasporto per disabili attualmente gestito in città da tre cooperative sociali. Il presidente Gaetano Bassanisi ha dichiarato che la mancata predisposizione dei progetti individualizzati previsti dalle norme vigenti e l'assenza di qualsiasi forma di dialogo con le associazioni di settore determina notevoli disagi per alcune persone affetti da particolari forme di disabilità e ciò comporta talvolta anche inspiegabili sprechi nelle esecuzione del servizio. Mercoledì 30 novembre alle 10 presso i locali della Camera del Lavoro di Gela in via Pitagora 19 si svolgerà una riunione per discutere con i pensionati del protocollo d'intesa firmato dai comuni, dai sindacati unitari e dall'ASP per l'istituzione del tavolo di lavoro permanente nel distretto sociosanitario per valutare le iniziative da proporre ed intraprendere sul territorio. Si parlerà anche del prossimo referendum costituzionale. Introdurrà i lavori Rosaria Scicolone della SPCGL, interverranno Ignazio Giudice, segretario generale provinciale della CGL ed Antonino Giannone della segreteria provinciale della SPCGL di Caltanissetta. Un altro giorno per dire no alla violenza sulle donne. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Gela, dalla libreria Mondadori e dell'Istituto Scolastico Ettore Majorana. Appuntamento nei locali di Palazzo Ducale dove è stata allestita la mostra Letteratura e Arte. I nostri alunni si sono espressi con diverse tecniche e tipologie di pittura, scultura per dire no alla violenza. Perché credo fortemente che la scuola, in quanto agenzia educativa, debba partire da loro, dai giovani, e debba puntare alla prevenzione.
Attraverso l'arte infatti i ragazzi esprimono la testimonianza del nostro tempo, dire no alla violenza, e l'hanno espresso con varie tecniche e strumenti, sia nel con tessuti, stoffe, colori, e poi adesso saranno loro a presentare e a esprimere le loro opere e quello che hanno voluto dire attraverso, per dire stop alla violenza. Proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, noi vogliamo essere sempre presenti e sensibilizzare l'amministrazione, ma anche i centri di ascolto, i punti di aggregazione, per non dimenticare le donne vittime di violenza, quindi per simbolizzare un'assenza che doveva essere presenza se non ci fosse stato l'incontro fatale con un uomo che ha utilizzato un gesto brutale uccidendole, ammantandolo di questo amore che poi amore non è. Cercando la collaborazione di amici e soprattutto di scuole, perché io sono anzitutto persona di scuola e quindi credo nel valore della scuola, abbiamo organizzato questa giornata che non finisce qui, perché ritengo che l'educazione contro la violenza di qualsiasi genere debba essere instillata e inculcata giorno per giorno. Quindi oggi è un giorno per attirare i riflettori, ma spendi i riflettori, il lavoro deve continuare forse più di oggi. Siamo contenti di essere parte integrante di questo evento, con la nostra arte, per quello che possiamo fare, per quello che ci insegnano i nostri docenti di indirizzo, del liceo artistico. Siamo qui per presentare delle opere che inerenti appunto al tema che è la violenza sulle donne. Con la nostra arte vogliamo sensibilizzare, visto che è uno strumento che arriva molto veloce al cuore ed è d'impatto, anche lasciando perdere quello che è la parte tecnica, ma poi il fine del quadro è l'idea, il sentimento dell'artista. Quindi siamo qui per dare una forza in questo paese, per dire no alla violenza sulle donne. C'era anche la Proloco di Gela sabato scorso all'udienza papale con Sua Santità Papa Francesco in occasione dei 15 anni dall'istituzione della legge sul servizio civile nazionale, appuntamento presso la Sala Nervi di Città del Vaticano. L'incontro è stata l'occasione per migliaia di volontari di dimostrare attraverso la testimonianza della loro esperienza di impegno civile la concretezza dello slogan del servizio civile nazionale, una scelta che cambia la vita tua e degli altri. L'incontro, sollecitato da tutte le componenti del Servizio Civile Nazionale, è stato promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'udienza concessa dal Papa hanno partecipato circa 7.000 giovani volontari, i responsabili degli enti, gli operatori che seguono i ragazzi nei progetti di servizio civile e le massime autorità politiche nazionali. Ha presentato il giornalista Franco Di Mare, presente il ministro al lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha portato la sua testimonianza anche l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete. E ritorniamo a parlare delle iniziative che si sono svolte a Gela nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne. Oggi in città è giunta la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice del libro Ragazze Rubate. Viviana Mazza nel 2010 ha vinto il premio giornalistico Marco Lucchetta dedicato ai bambini vittime della guerra. La giornalista catanese del Corriere della Sera, Viviana Mazza, è giunta oggi a Gela per partecipare all'iniziativa che si è svolta nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga nell'ambito delle attività inserite per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad accogliere la nota giornalista sono stati gli alunni della scuola ed una rappresentanza degli studenti del primo comprensivo della scuola media Ettore Romagnoli e delle classi del biennio del liceo classico, liceo scientifico, liceo scienze umane. L'autrice in occasione dell'incontro ha presentato il libro Ragazze Rubate. Viviana Mazza nel 2010 ha vinto il premio giornalistico Marco Lucchetta dedicato ai bambini vittime della guerra.
mi sono occupata di moltissimo di donne in altri paesi, spesso paesi del Medio Oriente, paesi come la Nigeria, dove è ambientato il libro di cui parliamo oggi con i ragazzi, che si chiama Ragazze rubate. Non sono solo storie di violenza, perché ci sono storie di violenza di cui parleremo, ma ci sono anche moltissime storie di coraggio e di forza di ragazze, anche spesso giovanissime, che comunque con le loro forze vogliono costruire una realtà diversa, e lo stanno facendo. E quindi ci sono questi due lati, no? Il lato sì, sicuramente delle donne vittime, ma anche di donne e ragazze giovanissime che invece stanno costruendo una società migliore in alcuni posti, o stanno almeno cercando di farlo. Il dirigente scolastico Viviana Aldisio. Un'autrice molto poliedrica, che nasce appunto come giornalista, ma che in realtà della sua cronaca ne ha anche fatto un romanzo, come quello che oggi presenterà agli alunni dell'istituto e non solo, Ragazze rubate. Quello che apprezziamo tanto della giornalista Viviana Mazza, avremo modo anche di dirglielo personalmente ad avvio dei lavori, è la realtà che descrive, sicuramente in modo ricco, ma con un fortissimo impatto emotivo per il lettore. Partiamo dalla cronaca per costruire storie di vita vere, ma che siano storie d'esempio per la vita di tutti noi. All'incontro di oggi era presente anche l'assessore comunale Francesco Salinitro. È un evento importante, intanto che si faccia in una scuola su un tema così scottante come quello della giovinezza rubata delle ragazze, che poi sono costrette a vivere una vita che non si aspettavano e che però deve darci a noi qui una lezione dell'importanza del luogo dove viviamo e di fare attenzione a che non c'è mai nulla di acquisito definitivamente, e tutto ciò che noi viviamo bisogna costruirselo giorno per giorno e fare attenzione ai gravissimi capovolgimenti che possono esserci. Quello del caso di cui si parla oggi in questo libro è un'esperienza drammatica, terribile di ragazze che hanno vissuto e vivono la loro vita in una situazione di assoluto annientamento. Il neo assessore al turismo del comune di Gela, Rocco D'Arma, ha preso parte agli stati generali del turismo siciliano che si sono svolti a Taormina. All'iniziativa hanno preso parte anche il presidente della SAC dell'aeroporto di Catania, Nico Torrisi, l'assessore vicepresidente della regione, Mariella Lobello, ed il presidente mondiale degli agenti di viaggio UFTA, Mario Bevacqua. Ho deciso di partecipare a questa iniziativa, ha detto l'assessore D'Arma, per riprendere vecchi contatti e per far sì che Gela venga inserita nei circuiti turistici siciliani. Non escludo, ha detto D'Arma, di poter organizzare gli stati generali del turismo proprio a Gela. Anche il gruppo archeologico Geloi ieri ha preso parte al recupero dei reperti archeologici custoditi nel Museo del Mare di Sciacca, il quale negli ultimi giorni è stato travolto dall'alluvione. Facevano parte del gruppo Silvia Scuderi, Francesco D'Aleo e Giuseppe Laspina. A prendere parte all'operazione sono state le sedi siciliane dei gruppi archeologici d'Italia, le quali hanno prontamente risposto all'appello della sede di Sciacca, attuale custode dei reperti. Recuperati circa l'80% dei materiali sepolti dal fango, tra cui numerosi cannoni, palle di cannone, suppellettili e ceramiche. Altri reperti risultano ancora sepolti sotto il fango e nei prossimi giorni verranno recuperati dai volontari. I reperti estratti sono stati registrati e ripuliti, mentre sono ancora da valutare le condizioni dei reperti in ferro e bronzo, a cui occorrono urgenti attività di restauro. Proseguono gli incontri tra RSU, sindacati e amministrazione comunale per la stabilizzazione dei 43 precari dell'ente. Entro il 30 novembre, infatti, così come predisposto per legge, l'amministrazione comunale dovrebbe predisporre il piano triennale del fabbisogno del personale da inviare alla regione, per poi proseguire con l'iter della stabilizzazione, che dovrebbe avvenire entro e non oltre il 31 dicembre. Al centro della discussione tra le parti interessate, le ore di servizio settimanali per il personale da stabilizzare. Personale che attualmente
attualmente presta un servizio di 35 ore che, secondo quanto previsto dal Comune, dovrebbero scendere a 11-13 ore a settimana. Una soluzione, quella proposta dal Comune, che sindacati e le RSU contestano e che non garantirebbe le condizioni economiche dignitose per i precari. 18 le ore settimanali rivendicate dai sindacalisti e dalle RSU per garantire anche gli assegni familiari. Apprezziamo lo sforzo dell'amministrazione perché vuole stabilizzare tutti, ma a fronte di questo facciamo noi delle proposte, delle richieste che sono semplici nella sua sostanza. Noi dichiariamo che le somme accantonate per la riserva dei posti per i lavoratori delle ex province non debbano essere accantonate perché la legge del Rio non si applica in Sicilia, quindi possono essere utilizzate per stabilizzare il personale. Ma non fosse così, noi chiediamo che queste somme, che dovrebbero essere accantonate secondo la regione siciliana in favore di questi lavoratori delle ex province, vengano contestualmente alla delibera di stabilizzazione utilizzate per l'integrazione oraria, perché delle due l'una: o non si possono utilizzare per la stabilizzazione contestualmente e quindi si utilizzano per l'integrazione, o si utilizzano per la stabilizzazione in modo definitivo. Questo lo chiediamo con forza all'amministrazione, che sicuramente si sta immedesimando, però noi vorremmo veramente una forza, un loro schieramento, da loro parte veramente un'azione anche politica, affinché noi non dobbiamo essere così mortificati con queste regioni. Noi dobbiamo sopravvivere, come anche un mese a 13 ore, come si fa a campare la famiglia? Un convegno dibattito dal tema Le donne vogliono sapere si terrà oggi alle 17 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Milani in via Venezia 283, organizzato dall'ADOS Italia e dal Movimento Rosa per la Rinascita di Gela. Relazionerà Giuseppe Di Martino, senologo all'ospedale Vittorio Emanuele. Previsti gli interventi di ginecologi, pediatri, neurologi ed odontoiatri. È prevista per domani alle 9.30 nella scuola Paolo Emiliani Giudi di Gela la festa dell'albero promossa dall'Istituto Comprensivo San Francesco ed il cantiere Gela, con il tavolo tematico povertà, educazione e dispersione scolastica, composto dalle associazioni Agesci Gela 5, Formica Operosa, Gela Famiglia, Centro Aiuto alla Vita, il Tempio di Apollo e Servirti. Durante l'iniziativa si promuoverà la manifestazione Cuore a Cuore. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti di questo numero: cantieri Eni a imprese esterne, scoppia la protesta dei lavoratori dell'indotto che interrompono i lavori dell'ultima seduta consiliare. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dibattiti e convegni per 3 giorni in città, il servizio è di Lucrezia Ferro. Da Roma a Palermo, i pasticci di chi ci governa, questo ed altro nella rubrica Politicamente Scorretto di Giulio Cordaro. Zaira Placenti per la serie Donne in Politica intervista la consigliera comunale Anna Maria Comandatore. Le pagine delle aste giudiziarie, gli annunci economici e lo sport, con le finestre sugli impegni di Gela e Terranova. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Nostro ospite sarà il consigliere comunale di Polo Civico Sandra Bennici. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico. Nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, CD, DVD, spugne sintetiche e stracci sporchi, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o in colorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto.
Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Proseguono a Gela le iniziative per i festeggiamenti per l'Immacolata Concezione previsti per l'8 dicembre. Domani, martedì 29 novembre, alle 6.15 e alle 17.15, preghiera del Rosario Meditato e canto dello Stellario. Alle 7 e alle 18, celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai vari gruppi cittadini, e alle 20 adorazione eucaristica animata dal movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Le iniziative si svolgono nella parrocchia San Francesco d'Assisi, retta da Don Giorgio Cilindrello. Con un piccolo gesto rendi più dolce il tuo Natale. Come ogni anno, la sottosezione Unitalsi di Gela propone la vendita dei presepi di cioccolato. Ad ogni acquisto sarà regalato un biglietto con diversi premi, tra cui il pellegrinaggio a Lourdes. Il ricavato sarà completamente devoluto per le iniziative a favore dei ragazzi in difficoltà. Appuntamento il 3, 4, 10, 11, 17 e 18 dicembre prossimi in Piazza Umberto I, Piazza San Giacomo, via Palazzi Angolo, via Albania, viale Corte Maggiore davanti ai muretti di Macchitella e dinanzi alle parrocchie cittadine. Per informazioni ci sono due numeri telefonici: 0933 93 3822 e 366 87 33 220. E adesso apriamo la pagina dello sport. Calcio, quarto successo di fila per il Gela. La squadra di Pietro Infantino non si ferma più. Ieri violato il campo della Cavese grazie ai gol di Bonanno e Montalbano. Il servizio è di Telenuova Pagani. Partita di cartello a Lamberti tra Cavese e Gela. Seconda e terza in classifica, lanciate all'inseguimento della matricola Igea, si sono affrontate a viso aperto alla conquista dell'intera posta in palio. Buono l'avvio della squadra meteliana che dopo pochi minuti porta il primo attacco alla porta ospite. Durante un'azione elaborata in aria al secondo minuto di gioco, Gabrielloni, contrastato da Schisciano, cade in aria. La palla finisce a Ciarcià che con un tiro dal limite sfiora di poco il palo alla sinistra di Saitta. Al settimo la Cavese scatta in contropiede ancora con Ciarcià che crossa in aria una palla invitante per Bellante, ma l'esterno alto metelliano non arriva sulla sfera. Sulla conseguente azione di gioco è Rossi che smarca in aria Danna, ma la conclusione dell'attaccante metelliano finisce sull'esterno della rete dopo una deviazione della difesa ospite. Le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi. All'undicesimo il Gela fa bingo. I siciliani con Bonanno, con la complicità di Conti, piazzano la palla dello 0-1. Incassato il colpo, gli Aquilotti si riversano in area avversaria alla ricerca del pari. Ci provano al 27esimo con Danna che su invito di Rossi con un colpo di testa costringe Saitta alla respinta in angolo. La Cavese insiste e il gol del pareggio arriva al 37esimo. La squadra blu-fiorentina scatta velocemente in contropiede. Gabrielloni serve al centro aria la corrente Rossi che con un preciso diagonale piazza la sfera all'incrocio dei pali. Parità ristabilita e tutto da rifare per le squadre in campo. Prima del fischio di chiusura, durante il minuto di recupero concesso dal signor Perenzoni, gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Bonanno che con un rasoterra dal limite mette la sfera di poco sul fondo. La prima frazione di gioco termina con il punteggio di 1-1. La ripresa inizia all'insegna del primo tempo. Le due squadre continuano a giocare a viso aperto. Al 48esimo gli Aquilotti ci provano con Gabrielloni che, servito da Dideo, entra in aria e dopo aver dribblato un avversario manda alle stelle Schupano una buona occasione. Al 55esimo Loreto ha un'ottima occasione per raddoppiare. Dopo una triangolazione con Danna, infatti, il terzino metelliano con un tiro al volo costringe il portiere ospite alla respinta miracolosa in angolo. Tutto sembra filare per il meglio e si assiste a una Cavese agguerrita alla ricerca della rete del sorpasso, ma il Gela è in agguato e alla prima occasione utile punisce gli Aquilotti. Al 59esimo, con una rapida ripartenza, gli ospiti si presentano in aria con Montalbano che con un diagonale calcia a rete. Migliaccio tocca la sfera quanto basta per ingannare il proprio numero uno Conti che nulla può per evitare il secondo gol del Gela. 1-2, partita nuovamente in salita per gli uomini di Longo.
Al 62esimo l'ultima vera palla gol per gli Aquilotti. Ciarcià serve Gabrielloni in aria che con un colpo di testa sfiora il pari. Saitta vola e devia in angolo da sfera. Nei minuti a seguire fino alla fine la Cavese fa tanto volume di gioco alla ricerca del pari senza però mai finalizzare. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara mette fine al big match dell'Amberti. La Cavese esce sconfitta ma rimane al secondo posto in classifica alle spalle dell'Igea. E sentiamo le dichiarazioni rilasciate a fine partita dai due tecnici. Secondo me oggi la squadra ha giocato meglio di altre domeniche e ha fatto secondo me anche bene rispetto a una squadra forse più in forma del momento. Credo che se vogliamo ragionare su quello che abbiamo visto non meritavamo assolutamente la sconfitta. È la chiave di lettura della sconfitta che nel calcio si deve buttare la palla dentro. La chiave di lettura della sconfitta non mi può dire che c'è una problematica di uomo in campo sul secondo gol o sul primo gol. Sono due azioni assolutamente non costruite né per inferiorità numerica in fase di non possesso né per mancanza nostra. Se ripeto costruiamo e lo possiamo rivedere insieme 10 palle gol, credo che chi è stato in mezzo a campo è meritevole di essere lodato. Poi è normale, la lettura e il calcio è fatto di imprevedibilità. Se noi buttiamo dentro la metà dei gol delle occasioni, la partita, e loro la metà, anche loro, con la stessa, anzi facciamo così, che loro gliele facciamo fare tutte e noi facciamo la metà, vinciamo 5-3 la partita. Cioè quindi, attenzione, io adesso non vorrei nemmeno che si passasse, questa è la migliore squadra vista qui a Cavale dei Re. Ci ha affrontato in una maniera intelligente e interessante sotto l'aspetto tattico per 18-20 minuti, dopodiché anche Gela ha abbassato il suo baricentro, i due esterni hanno incominciato a fare i quinti, questo l'hanno fatto per tutta la fine per 20 minuti alla fine del secondo tempo, quindi va dato merito a chi stava in mezzo campo di aver spinto una squadra garibaldina molto, molto sciolta che riesce a giocare un certo tipo di calcio ad indietreggiare anche rispetto a noi. Poi ovviamente la lettura e oggi si è perso. Ci sta tutto, però non consento, per quanto mi riguarda la mia idea, che oggi il problema perché si è persi è una scelta di uomini. Sarebbe veramente riduttivo e non rispettoso rispetto agli 11 che sono andati in campo oggi. Noi siamo questi, la classifica lo dice, queste 3-4 partite lo dicono, noi abbiamo questo modulo molto offensivo, però sapevo anche che incontravamo una Cavese che secondo me, per gli uomini che c'ha, per come gioca, avevo visto 3-4 partite, l'ultima con la Frattese mi aveva molto impressionato. Io credo che queste due squadre faranno parlare di sé se continuano a lavorare in questo modo, a essere protagonisti in campo, a avere questo atteggiamento molto propositivo. Io credo che queste due squadre fino alla fine faranno molto, molto parlare di loro. Domani presso la scuola Salvatore Quasimodo di Gela si terrà la 12ª edizione dell'European Basketball Week 2016. All'iniziativa sarà presente l'associazione sportiva dilettantistica Orizzonte Gela di Natale Salucci. Saranno circa 20 cestisti locali che avranno come loro partner atleti delle forze dell'ordine di Gela e dell'amministrazione comunale che si confronteranno in partite dimostrative di sport unificato allo scopo di diffondere la cultura della diversità e la filosofia di Special Olympics. Alla manifestazione parteciperanno due team scolastici, la scuola Salvatore Quasimodo e la Luigi Capuana. Il programma prevede l'inizio alle 8:30 nell'aula magna della scuola Quasimodo con la cerimonia di apertura e la proiezione di filmati esplicativi della filosofia di Special Olympics ed anche i saluti delle autorità. Alle 10 nella palestra della scuola si svolgeranno le partite di basket unificato e alle 12:30 la consegna degli attestati. Domani alle 18:30 al Teatro Eschilo di Gela Michele Mirabella presenterà il libro Cantami o Maus. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Introdurrà Michele Orlando, dialogherà con l'autore e Katia Maugeri. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.